Carissime amiche e carissimi amici, oggi desidero per l'ennesima volta rammentarvi di pensare con la vostra mente e di analizzare con attenzione i fatti che ci trasmettono i folli mass media, compresi quelli di controinformazione, magari per scoprire che attraverso una notizia non buona ce n'è una bella. Vado a random. IKEA, se non sei in possesso del Green Pass necessario per l'accesso alla sala, sono disponibili per te il servizio di asporto e una comoda area attrezzata nel parcheggio interrato per gustare il tuo pasto. Buon appetito! Il servizio postato su Telegram finisce con la frase «Siete i nuovi ebrei» e posso condividerlo. Ma per quale motivo un'azienda come IKEA dovrebbe fare questo? Voglio dire, allestire tutti questi tavoli se le percentuali dei suoi clienti senza il Green Pass dovrebbe essere solo di un 15%? Mistero della fede! No, questa azione di mettere i tavoli fuori dal servizio di ristoro nel parcheggio ci conferma che sono molti di più quelli senza il Green Pass. Controinformazione. Gli americani sono veramente ignoranti come tanti italiani? Deduco di sì. Qui fanno vedere quello che succede in Italia. Ma sono veramente così stupidi da credere che una folla di italiani canti una canzone in inglese? Non sono nemmeno in grado di accorgersi che i cartelli sono scritti nella loro stessa lingua? Ebbene sì. Quindi attenzione anche alla controinformazione. Cambiando argomento, avete visto che da qualche giorno non appaiono più i pollici down sui video di YouTube? Poverini quei quattro sfigati di trollini che adesso devono sfogarsi in altri modi, come quel paio di sfigati che continuano a commentare da anni su questo canale e non esiste traccia né ricevono mai risposte. Ma sono veramente così stupidi da ripetere azioni che non si attuano mai? Approfitto per mettervi al corrente che su Indice Alfabetico trovate nuove playlist, magari cliccando qui. Ve lo faccio rivedere. Qui, sul numero 3. Terzo, trovate playlist diverse da quelle di YouTube e ce n'è anche una piccola, Dino's Song, canzone di Dino, dove in prima battuta c'è la prima canzone che ho composto per i Trolls, BSG, 4 anni fa. BSG, BSG. Attraverso Indice Alfabetico trovate con facilità tutte le playlist, si contraddistinguono con questo indicatore. Altra notizia. Il Sole 24 Ore, in Svizzera, primo referendum sul Green Pass, netta vittoria dei sì. Ma un momento, è una bufala carica di un altissimo tasso di imprecisioni. Se andate sulla pagina del Dipartimento federale dell'Interno svizzero, riguarda la modifica del referendum del 13 giugno 2021. Vi invito a leggerla voi stessi, perché in realtà si tratta principalmente di misure legate al sostegno all'economia. Vero che ha anche interessato un progetto che porterà all'istituzione di un certificato Covid, che però sarà su base volontaria, non imposto dal governo pena l'impossibilità di vivere appieno una qualche forma di socialità. Niente a che vedere dunque con il nostro Green Pass e men che meno con il Super Green Pass. Ripeto, fate le vostre ricerche e non fidatevi dei quotidiani manovrati e di parte. Dal titolo di questo video, Gli specchi sulla Luna, desidero rimarcare il fatto che tanti portali pseudoscientifici, vedi National Geographic Imbroglia o Discovery, ad esempio avete diversi video su questo, da cui si accede sempre attraverso Indice Alfabetico, dicevo, tutti questi siti di indottrinamento vi spiegano quello che fin da piccoli ci hanno fatto credere. Ma vi invito a vedere questi scempi che ho smantellato da anni, sono tutte bufale. Basta semplicemente analizzare i fatti che vengono portati alla luce. Ebbene, una delle tante cose per confermare lo sbarco sulla Luna è che avrebbero lasciato degli specchi rifrangenti per permettere di inviare un segnale laser fino alla Luna e affermare che il riflesso dello stesso ritorna a Terra. Col laser si possono fare effettivamente dei semplici esperimenti dove chiunque, ripeto chiunque, è in grado di rilevare la mancanza di curvatura terrestre, mentre per questo esperimento, quello del laser fin sulla Luna, è necessario, attenzione,
è necessario usare un laser che invia 800 quadrilioni di fotoni al riflettore. E chi mai può permetterselo se non la NASA? Poi un computer fa bing quando cattura un fotone. Cioè abbiamo inviato 800 quadrilioni di fotoni, poi basta che un computer ne rilevi uno e bing! Non posso far finta di niente, accidenti. Basta un insetto, che so, un uccello, che attraversi questo fascio di quadrilioni di fotoni ed ho fatto bingo. Senza considerare che il tempo in cui il laser arriva sulla Luna e ritorna, la Terra si è spostata di diversi chilometri rispetto a dove si trovava quando è stato inviato il segnale. Ma un momento, da Wikipedia, esperimento Lunar Laser Ranging. Le prime misurazioni furono eseguite nel 1962 dal team del Massachusetts Institute of Technology. Attenzione, non erano ancora andati sulla Luna, che riuscì ad osservare le riflessioni di impulsi laser di un millisecondo. Un'analoga misurazione venne ottenuta lo stesso anno da un team sovietico dell'Osservatorio Astrofisico della Crimea, utilizzando un laser a rubino Q-switched. Quindi il laser funziona senza specchi, punto. A parte che la notizia della Crimea non è giusta perché l'hanno fatta più tardi, nel 1966. Riassumendo, non fidatevi del sistema di informazione e analizzate con cautela tutto quanto vi viene riferito. Imparate ad usare i vostri sensi e riacquistate il vostro intelletto, quello che la natura ci ha regalato come la vita, che non è un caso, ma un disegno divino. Le risposte cercatele dentro di voi. E non date per scontato che le certezze degli altri siano o diventino la vostra verità. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima. Dino.